italiani sempre più ghiotti di pasti pronti e takeaway, un business in continua crescita e che vale 5,5 miliardi di euro. E quanto emerge dai dati elaborati dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, che scatta una fotografia al settore nazionale delle pietanze da mangiare a casa. Nella sola Emilia-Romagna il takeaway registra un giro d'affari di 1,5 miliardi, seconda la Lombardia, al terzo posto il Lazio. Poco meno di 38.000 le imprese italiane attive nel settore dei cibi da asporto, con circa 112.000 occupati. Promozione delle eccellenze italiane nel mondo, assegnati i contributi europei alle campagne pubblicitarie per far conoscere meglio i prodotti DOP IGP, in particolare nei paesi extra UE. Tra i vincitori anche i vini della Valpolicella, la patata di Bologna, il pecorino romano, l'aceto balsamico di Modena ed il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese Nucerino. Il consorzio olivicolo italiano promuoverà l'olio d'oliva in Russia, mentre il consorzio di tutela del Barolo Barbaresco concentrerà le sue attività tra Cina e Stati Uniti. Una boccata d'ossigeno per un settore alle prese con l'incertezza dovuta a dazi USA e Brexit. Nuova stretta sui pesticidi da parte dell'Unione Europea. Gli Stati membri hanno infatti approvato la richiesta della Commissione di mettere al bando l'insetticida tiacloprid utilizzato in agricoltura. Secondo recenti studi potrebbe avere effetti tossici sulla riproduzione e inoltre sarebbe nocivo anche sulle api, la cui moria preoccupa per le conseguenze negative su agricoltura e biodiversità. Una buona notizia, commenta Greenpeace Italia, ora bisogna evitare che il tiacloprid venga sostituito da sostanze altrettanto dannose. Il SIGE è stato creato nel 1958 e ad oggi rappresenta circa 2 milioni di giovani agricoltori europei. I nostri membri al momento sono 32 organizzazioni nazionali che provengono da circa 24 paesi membri. Il ruolo principale del SEGA è quello di dare voce ai giovani agricoltori affinché siano rappresentati a livello europeo e affinché le politiche agricole comunitarie prendano in considerazione i loro bisogni. Funzioniamo attraverso dei gruppi di lavoro, quindi i nostri membri si riuniscono periodicamente o a Bruxelles o in altri in paesi europei, dipende. La finalità di questi gruppi di lavoro è quella di preparare delle prese di posizione che poi ci aiutano nell'attività di lobby che svolgiamo a Bruxelles. Il SEGA è importante per i giovani agricoltori perché è l'unica organizzazione ad oggi che può permettere loro non soltanto di essere rappresentati, ma anche di avere un luogo dove si possono scambiare delle buone pratiche, delle esperienze, si possono creare dei partenariati tra agricoltori di diversi paesi. Quindi possono beneficiare in questo modo di un'organizzazione che è al loro servizio. Inoltre è anche il modo attraverso il quale possono appunto esprimere quelle che sono le loro opinioni e le loro richieste alle istituzioni europee.